Ragazzi, bentornati nel mio salotto. So che vi potrà sembrare strano, ma questa è la prima chitarra a 7 corde che provo in tutta la mia vita. E devo dire che ho iniziato parecchio bene, perché stiamo parlando di una Music Man Majesty, quindi la signature di Petrucci, la chitarra di Petrucci, che è una roba che, ciao. Me l'hanno mandata sia in versione 7 che in versione 6 corde, sempre anche lei in versione ovviamente 2019. In due colori diversi, Honu Blu e Kinetic Blu. Tra l'altro guardate questo come cambia dal viola al blu, che bomba, mamma mia. Ci sono un po' di modifiche anche sostanziali rispetto a quelle dell'anno scorso, sono qua appunto a parlarvene. Prima di tutto però commentate e fatemi sapere poi quale preferite tra 6 e 7 corde. Io mi sono divertito molto, devo dire la verità, a suonare la 7 corde, però pure la 6 ha decisamente un suo perché. Ve le faccio ascoltare, poi ne parliamo con calma, mettete mi piace e soprattutto commentate e fatemi sapere quale preferite. Via! Ho cercato di farvi sentire un po' tutti i suoni, i clean, i suoni distorti e i suoni proprio quelli cattivi, super metal, gent, alla fine. Perché in realtà dentro questa chitarra, che può sembrare la chitarra perfetta per far metal, e in effetti lo è, però ci sono tante sonorità. Facciamo così, ve le faccio ascoltare un po', partiamo dai puliti. Ah, non ve l'aspettavate, è il funk. Allora, ho voluto suonare sta roba perché con la settima corda si può giocare un pochino a fare il basso e la chitarra che risponde, molto divertente. Se invece attivate il piezo con la posizione centrale dei pickup, per cui entrambi i pickup splittati, quindi solo con una delle due bobine che funziona, esce fuori questo suono qua. Questo è un suono molto interessante perché unisce la sonorità dei pickup a quella del piezo, per cui sembra un po' che stiate entrando dentro il vostro amplificatore con i pickup magnetici normali più una chitarra acustica. Il piezo è convincente, secondo me fa il suo lavoro, sembra una chitarra acustica tutto sommato, ma l'utilizzo che trovo più bello di tutti è quello di dare un pochino di aria, un pochino di spazio ai suoni arpeggiati, molto figo. Ora passiamo al suono distorto, quindi pickup al ponte e sentiamo un po'. E aggiungiamo un po' di gain, sempre pick up al ponte. Il pick up al ponte, vi dicevo prima, è cambiato, così come quello al manico. Allora, pick up al manico Rainmaker e pick up al ponte Dreamcatcher, entrambi di Marzio. Raga, suono... Sì, ciao, sto registrando. No, non c'è problema, ci chiamo dopo, ciao. Dicevamo, di Marzio, Rainmaker, Dreamcatcher, sia nella 6 che nella 7 corde. Sono lo stesso pickup con un polo in più nella versione 7 corde, ovviamente. Molto fighi. Al manico c'è il suono classico di Petrucci. Al ponte, un suono molto preciso. E la figata sono le basse, che sono super ferme. Le alte che escono fuori dal mix e al contempo negli assoli sono molto morbide. Veramente, veramente bello. Potete vedere nell'assolo che arriva adesso
stesso che molto spesso sono andato a muovere, quindi dal pickup al manico a quello al ponte, proprio per cercare questa differente sonorità che regalano i due pickup. Ve lo faccio ascoltare. Secondo me in questa chitarra, qua entro un po' più nel personale, ci sono molti suoni, molti suoni. Una chitarra che può andare benissimo anche per fare pop, per fare rock non necessariamente super metallaro. Ovvio, non la consiglierei strettamente per fare blues, non è sicuramente il suo suono. Però con questi due pickup qua, lo split coil su questo potenziometro, il boost attivabile da quest'altro che aggiunge fino a 20 dB, quindi veramente tanta roba, siete lì, pam, lo premete, attivate il boost, avete molta più distorsione. Il volume del piezo miscelabile con i pickup, cioè ci sono tante opzioni. Tra l'altro qua dietro c'è anche gli spippoli del piezo per andare a modificare i suoni. Ci sono tante cose qua dentro. Vi devo dire la verità, è una chitarra che a mio parere pensare come signature di Petrucci solo per il metal è veramente, insomma, limitante. Passiamo al volo alla liuteria. Come sempre in casa Music Man si è fatto un lavoro straordinario, cioè Music Man ha uno standard qualitativo incredibile. Queste due qua sono due chitarre che proprio ciao, perché allora innanzitutto, vabbè raga, ve la devo far vedere qua dietro, il manico. Cioè guardate la giunzione manico corpo, cioè guardate cosa non è sta roba. In pratica, essendo neck through, c'è il manico che continua fin dentro il corpo, c'è un pezzo unico qua in mezzo, e le ali invece vengono attaccate successivamente. Questo permette di avere un'accessibilità agli ultimi tasti straordinaria, ma io vi dico che è proprio, cioè sembra di suonare al dodicesimo, cioè è incredibile questo, e mi lascia sempre di stucco com'è il legno in casa Music Man. Cioè i legni che usa Music Man, anche l'acero che vedete qua, cioè, ma quanto è bello, quanto è bello, secondo me è tantissima roba. Questa colorazione si chiama Honu Blue, mentre questa è il Kinetic Blue, vi dicevo prima. Allora, questa è completamente diversa perché non si vede il legno sotto. La colorazione è stupenda, è veramente bellissima. Guardate come cambia colore. Adesso spero che si veda bene in camera. Non so se si vede. Di qua prima si vedeva. Ecco qua, qua si vede. Dicevo che è molto bella per questo cambio di colore molto particolare. A me spiace però non vedere quel legno che c'è di là. Cioè, c'è un legno talmente bello che personalmente mi ha fatto quindi preferire l'altra colorazione. Anche se questa qua è veramente, veramente bella, perché è appunto cangiante. Cambia colore a seconda di come, di dove, dall'angolo a cui la guardate. Per il resto, ponte Music Man super solido, super morbido come sempre da utilizzare con la leva, e meccaniche Schaller autobloccanti, così le vedete, ok, e insomma la tenuta dell'accordatura è sicuramente assicurata, sicuramente assicurata, non so se si dice. Radius 17, quindi super piatto, stainless steel, acciaio inossidabile per i tasti, che li rende un pochino più, diciamo, aggiungono un po' di medio alte, secondo me però ci sta bene. Occhio però quando cambiate le chitarre, quando cambiate i tasti alle vostre chitarre, perché se cambiate, mettete l'acciaio inossidabile, cambia il suono. Però appunto questo li rende tra l'altro infiniti, perché non si possono rovinare essendo acciaio inossidabile. Ragazzi, spero che vi sia piaciute queste chitarre, fatemi sapere quale delle due avete preferito, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Trovate un po' di link in descrizione per darci un'occhiata meglio, e soprattutto davvero mettete mi piace e fatemi sapere, facciamo un po' di cacciara qua sotto, così ne parliamo bene insieme. A presto.